Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui con questa nostra nuova cliente e vi faremo vedere il nostro bellissimo trattamento spa. Ovviamente io sono munita di guanti perché faremo un peeling e siccome ne facciamo frequenti, ho le mani molto delicate e facendo tanti spa mani, tanti spa piedi, capite bene che ho necessità dei miei guanti. Ho una bacinella di acqua nella quale io ho messo un po' di sale Madaiano Rosa e delle essenzine molto delicate all'arancio biologiche. Sciacquiamo e riscaldiamo i piedi della cliente, quindi riattiviamo, ricordiamoci che i piedi sono una grande fonte di energia. E riscaldiamo i piedi della cliente, posizioniamo l'asciugamanino che è caldo, riattiviamo i piedi, è come se facessimo un bagno e sapete che usare il sale aiuta proprio a eliminare i metalli pesanti. A questo punto detergiamo con il nostro latte. Aspetta, che bello della diretta. Speriamo che la cliente non abbia solletico, No, perché zero. se la cliente ha solletico, addio, mon amour. Facciamo una bella detersione ai talloni che sono sempre così screpolati lungo le proprio dita, sulle cuticole. Lavoriamo proprio in idratazione, poi il latte sappiamo che una parte idrata e una parte asporta lo sporco. Medesima cosa facciamo di là. Andiamo in idratazione proprio del tallone, cuticole. Dopodiché sciacquiamo come facessimo una beauty routine al viso, nella stessa maniera noi sciacquiamo il latte tonico, ovviamente non sarà caldo ma non importa, così rimineralizziamo e prendiamo il nostro peeling fatto di sale Malaiano e olio medicato, no, noi abbiamo usato un olio vergine di sesamo nero. Quindi lo lavoriamo. Questa è una fase molto importante in quanto ci permette di asportare la pelle in via di desquamazione, drenare, aiutare ad alleggerire il piede. Adesso che andiamo verso la primavera, aiutiamoli questi piedi. E poi, ogni volta che noi facciamo un pedicura, avere poi la certezza di fare un buon trattamento piedi spa, ci permette proprio di arrivare
a fine giornata per lunghi giorni molto più leggeri. La nostra modella anche il ciclo, quindi oggi è inutile che ridi, sarà molto più leggera. Adesso io ve lo dico proprio perché il piede ha tante terminazioni come le mani, rispecchia molto quello che è il nostro interno, quindi lavorando proprio con amore e facendo un po' di riattivazione, noi proprio andiamo a drenare quelli che sono i liquidi ristagnati poi nelle gambe e nel corpo. Non dobbiamo frizionare massivamente, ma lo dobbiamo fare sì, con una certa fermezza, ma non essere troppo violenti, perché noi abbiamo utilizzato proprio questo sale che è leggermente grossino, quindi non abbiamo necessità proprio di frizionare troppo, se no facciamo male. Anche attorno al malleolo, lavoriamo il malleolo, andiamo a scaricarlo. La pianta del piede. Se la cliente ha problemi di solletico, siate decisi, così vedrete che lei non soffrirà. Attorno alle dita, le cuticole. E dopodiché facciamo una cosa bellissima, risciacquiamo la cortezza, è anche di toglierlo molto bene, perché poi quando noi mettiamo la crema, sentire questi granellini sul piede dà anche, secondo me, fastidio. Ci vuole ben poco, insomma, basta stare un po' attente. Non parlo molto, così la cliente si rilassa un pochino, visto e considerato il momento di relax. Allora, scusi cliente, grazie. Odio avere l'asciugamano non pulito. A questo punto rimineralizziamo. È molto importante sempre rimineralizzare. Una goccina di olio essenziale. Mettete quello che volete. Io in questo caso ho messo un olio essenziale delicato, anche piacevole da sentire, coccoloso. Potreste usare una lavanda che è un buon antisettico, come rosmarino, la salvia. Vi aiuta proprio per l'odore, intensità dell'odore, ma anche a risolvere quei piccoli problemi di micosi, di fastidiosi, ma anche il classico problema che viene ad alcune di noi. Adesso io l'ho
l'ho risolto, però il tallone dell'atleta no. È una specie di fungo che si forma in mezzo alle dita, ok? Con gli oli essenziali antisettici, quindi rosmarino, salvia e la lavanda, lo risolviamo. A questo punto noi facciamo un bel massaggino e lo facciamo con olio di sesamo. Lo dobbiamo un attimino idratare, non tantissimo olio, serve poco olio, non è necessario eccedere. Facciamo rilassare la cliente, le doniamo un po' di coccole. Già vedete un colore diverso nel piede e anche, secondo me, la cliente è entrata nel mood del relax. Vero cliente? Sì. Confermo. E anche per noi è un momento di relax. Chi sa la riflessologia plantare adesso la può sfoderare. Può lavorare sui punti energetici come sui punti di ristagno di liquidi e fare un lavoro anche su quella che è la colonna vertebrale, aiutando proprio un benessere generale. Dopo tutto ciò, proveniamo. Mettiamo la maschera. Non serve molta maschera, ma il giusto per avendo cura di passarla su tutto il piede. Non finirò mai di dirlo, mi raccomando, cuticole e talloni, perché i talloni risentono molto proprio della secchezza. Piede dell'atleta, ecco, il piede d'atleta è il famoso problema che si forma nelle giunzioni fra dita e dita. Andiamo a mettere la mascherina. E poi a me piace fare una cosa. Usare la pellicola e creare calore, una sorta di ipermia che contribuirà a far andare in penetrazione il prodotto, in questo caso una maschera idratante. Creato questo ambiente così tiepidino, è importante coprire anche i piedi, anche perché se la cliente sta sul lettino per 10 minuti potrebbero anche raffreddarsi. Se abbiamo una copertina, copriamo la cliente o con degli asciugamani, così poi adesso potete dedicarvi, non so, a fare un po' un massaggio alle mani, oppure a fare un massaggio alle braccia, oppure dondolare la cliente. Sono sempre dei modi molto belli
per aiutare un relax, ma soprattutto a potenziare il prodotto, a potenziare il trattamento. Ricordatevi, e la maggior parte delle persone spero lo sappiano, non è fino a qua che dobbiamo lavorare. Il trattamento spa non si ferma qua. Quei 5 minuti che la maschera va in profondità, noi possiamo comunque riscaldare i piedi alla cliente, tenerli coperti, fare due parole con la cliente, anche questo è relax. Io mi cambio l'acqua, la metto di nuovo, metto sempre di nuovo un po' di sale, lo sciolgo e qualche goccina di essenza, perché la cliente così magicamente la riporta in questo mood di coccole di cui tutti abbiamo bisogno. Ci vediamo dopo. Siamo ritornati qui, sono passati 10 minuti, la maschera si è quasi assorbita tutta, adesso noi, i piedi sono anche un po' più caldini, la togliamo la rimanenza di maschera, brava, si inquadra che così. Con delle belle salviettine bollenti, l'acqua l'abbiamo cambiata ovviamente, l'abbiamo messa di nuovo caldissima, sempre potremmo anche fare, dipende se la cliente non ha la crema, questo lo lasciamo lì. Quello che rimane della mascherina la mandiamo in penetrazione con un breve massaggio. Il piede è molto più morbido, molto più idratato e la pelle si vede proprio un colore differente. Copriamo, così lo manteniamo un po' caldino. Scopriamo questo. E medesima cosa. Bene, i piedi sono idratati, sicuramente stanno meglio di come erano prima. Il colore, se voi vedete, è più chiaro. Adesso facciamo rilassare 2 minuti la cliente e poi è abile per andare a lavorare di nuovo. Vai!